mi farebbe piacere, rinnovo sempre il discorso che non sono in pubblico di essere presidente della fondazione, mi farebbe piacere, bel impegno, stimolante, affascinante, ma il piacere soprattutto di ritornare sulle cose in cui si crede, cioè ci siamo incontrati, c'era la neve, che ho mai preso freddo così in vita mia, non si vedeva niente, però abbiamo immaginato, nonostante forse certe volte quando non si vede niente si immagina anche meglio, e abbiamo immaginato qualcosa che secondo me e secondo tutti credo quelli che sono qua ha un suo perché e anche un suo dovere di essere fatto da parte delle istituzioni. E Cavour ha avuto una vita breve, intensa, intensissima, concentrata in questi due posti. La sua anima imprenditoriale, di impresa, di famiglia nobile, ricca, di potere, che lui vedeva attraverso una grande rivoluzione in cui era solo 100 anni in avanti, cioè la rivoluzione vera, quella vera industriale, che non poteva che per lui partire dall'agricoltura, perché di industria vera e propria a quei tempi ce n'era pochissimo. E quindi era Trino, era l'Eri. E poi c'era tutto il suo mondo familiare, storico, di casta nobiliare, legata alla, diciamo, in realtà monarchia francese e ai Savoia, che poi si è sviluppata fino ad arrivare al progettone della sua vita che ha realizzato quasi tutto lui, che è stata l'Unità d'Italia. Quindi il fatto che noi oggi ci troviamo a dire ricongiungiamo queste due cose, rimettiamole semplicemente insieme, perché sono nate insieme e siamo qui a distanza di qualche mese a firmare un protocollo, secondo me è un successo. Poi parlando di questa piedi in quest'Africa, no? Sant'Era, Trino, Leve, eccetera. Io mi permetterei, guardando il futuro, che è il lavoro che vogliamo fare, di pensare a Sant'Era, a Leve, a Trino, a Grinzane, a Plombiere, come tutta una serie di pilastri su cui dobbiamo appoggiare questa autostrada che è il percorso che stiamo facendo insieme. L'Eri forse è stata abbandonata per un po' di tempo, cioè subito, non c'è da preoccuparsi, Sant'Era per anni fu abbandonato il complesso cavoliano, nella corona più totale. Sta rinascendo, è rinato, più bello che forse di prima, quindi io credo che a maggior ragione il lavoro che si può fare insieme è meno faticoso di quello che magari ha fatto il complesso cavoliano da solo per riuscire a riemergere, quindi credo che se lo vogliamo, a fatto di volere, se avete volontà, la Fondazione, il Comune di Sant'Era, il Comune di Trino e gli altri comuni che lavorano sul percorso, sul pensiero che voi hanno, lavorando insieme, possiamo riuscire ad arrivare all'obiettivo che poi è poi quello di fare in modo che la figura di Cavour diventi una figura non più così di nicchia, come sembra di essere, sembra essere stata relegata ultimamente nella coscienza italiana, ma una figura di spicco di un pensiero innovativo. Il fatto di partenariato pubblico, privato, nuove tecnologie, eccetera, stanno nel pensiero cavouriano. Oggi più che mai abbiamo bisogno di uscire da questa crisi con dei pensieri innovativi. Quindi credo che sia una cosa buona per loro. Grazie. Grazie. Questa è una giornata storica e lo stiamo vivendo. Io lo vivo e vi ringrazio di farlo arrivare da cittadino che quindi potrà testimoniare in ogni luogo in cui sarò che queste cose accadono. E vorrei anche essere il sindaco di Sant'Era o il sindaco di Trino, perché capirei questa giornata che qui si fa sul serio. Cioè questo è il momento in cui si fa sul serio. E questa è una giornata istituzionale. E quindi non è le abbiamo vissute le celebrazioni, poi no, qui si sta facendo sul serio. Ed è la cosa più bella che possiamo lasciare alle nostre generazioni. Quindi grazie a tutti davvero per quello che state facendo. Beh, intanto sono molto emozionato per tanti motivi. Ormai ho fatto l'abitudine a parlare per ultimo, perché è sempre più difficile di tutti, sei più giovane, sei ospite, quindi ti tocca
ovviamente paghi lo scotto di parlare di te. Ma detto questo, sono emozionato per le belle parole che sono state dette fino adesso, per tutto il lavoro che in pochissimi mesi in realtà è stato realizzato, e il luogo in cui ci troviamo, e mi ricollego alle parole del sindaco, mi ha dato una bella luce di speranza. Qua era probabilmente in una situazione magari non disastrosa come la nostra, ma comunque in una situazione di abbandono, di necessità di recuperare, e oggi vengo di nuovo per la seconda volta qua in veste di sindaco e vedo un luogo diverso, quello che mi piacerebbe, quello che abbiamo non visto ancora, ma abbiamo solo immaginato, abbiamo guardato fuori. 10 anni fa venne firmato anche un patto tra i comuni cavoliani, tra quelli che però rimase poi appunto sulla carta. Quindi oggi, come ha detto Walter, forse facciamo veramente qualcosa di concreto, mettiamo la firma sul protocollo, sul documento, ma ci tengo anche a ringraziare quelli che sono un pochettino gli angeli custodi del sindaco di Trino, ma soprattutto del Borgo di Lieri, che sono Roberto e Mariana, che l'anno scorso hanno fondato, hanno costituito un'associazione, e anche qui ripercorriamo un po' il solco e i passi di questa fondazione, nata come associazione ed è arrivata al punto in cui è oggi. Quindi diciamo che abbiamo tutte le basi allo stesso passo per poi percorrere questa famosa superstrada, che noi non vogliamo autostrada, perché sulla figura di Cavour, che forse è diventata nel tempo una figura di nicchia, inspiegabilmente, perché dovrebbe essere in realtà la figura attorno alla quale tutti ci dovremmo un pochettino raccogliere per tanti motivi, dall'innovazione, dall'agricoltura, dalla politica, alla storia, dobbiamo cercare di farla correre su un'autostrada. Abbiamo questo compito che è sì un onore, come è stato detto, perché ci riempie d'orgoglio, ma è anche un onore importante, lo dobbiamo ai bambini più piccoli, ai ragazzi che cresceranno, perché devono conoscere la storia del proprio territorio. Quindi abbiamo questo lavoro importante da fare oggi, un po' con la mano tremolante, perché davvero sono molto emozionato, firmo molto volentieri questo protocollo d'intesa, e ci mettiamo al lavoro a testa bassa tutti assieme per portare al giusto, sulla carreggiata, sulla giusta autostrada, Cavour, la storia dei nostri territori. Quindi grazie davvero di cuore. Grazie mille. Sì, le guardi, la più scena. Che lì parla solo.